Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, questo sarà un video che farò un po' velocemente. Mi andava di avere la vostra opinione su che cos'è l'amore, che cosa lo definisce. Andreste contro la legge per rincorrere il vostro amore e se ci sono dei limiti di età. Allora, per parlare di questo argomento vorrei parlare del caso di questa donna di nome Mary Kay, che all'epoca del caso aveva 34 anni, era un'insegnante delle elementari e era particolarmente apprezzata e amata nella sua comunità ed era sposata con questo uomo di nome Steve. Tuttavia, la loro relazione sembrava come se fosse finita da tempo, infatti entrambe le parti avevano praticamente degli amanti e tra l'altro avevano dei problemi finanziari. E a proposito di relazioni extraconiugali, adesso dobbiamo parlare di questo Willy, tredicenne all'epoca di questo evento. Era un suo studente, era stato con lei nel suo secondo e sesto grade. Sapete, il sistema americano funziona in modo diverso, ci sono 6 anni di elementari, quindi praticamente penso che abbia studiato con lei quando lui aveva dai 7 agli 8 anni e poi quando lui ne aveva dagli 11 ai 13. Ha detto che praticamente mentre era a scuola, sapete, aveva fatto una specie di scommessa con i suoi compagni che sarebbe stato in grado di sedurre la sua insegnante. E così fece, e da quel momento iniziò una relazione con questa Mary Kay. E qui è anche dove diventerà controverso, perché praticamente Mary Kay ha detto che questa relazione è sempre stata consensuale. Tuttavia, sapete che un ragazzino di 12 anni, per la legge e anche per la morale di alcune persone, non è in grado di prendere determinate decisioni. I due hanno avuto una relazione per qualche mese e Mary non l'ha mai sentita come se fosse qualcosa di strano e per qualche motivo nella sua mente sembrava che fosse tutto ok. Tuttavia, una notte, mentre stavano facendo delle cose in macchina, sono stati praticamente segnalati, da una persona che ha visto che c'era qualcosa che stava succedendo in quell'auto. È arrivata la polizia, hanno inventato una storia del fatto che l'insegnante era sì la sua insegnante, però era amica di famiglia e il ragazzino aveva più di 18 anni. Sono stati portati comunque al commissariato, è stata chiamata la mamma del bambino, la quale ha confermato che non c'erano problemi, che era l'insegnante e che erano d'accordo. Anche perché comunque sarebbe stato piuttosto strano sospettare che ci fosse qualcosa che stesse succedendo tra i due. Tuttavia, di lì a poco Mary Kay è rimasta incinta e ci sono alcune persone che hanno speculato del fatto che in realtà questo bambino non è stato un caso, che realmente i due volessero un bambino apposta perché non volevano che nessuno si mettesse in intralcio e ostacolasse in qualche modo il loro amore. Il marito, Steve, ha scoperto che c'era questa tresca che stava succedendo tra appunto Mary Kay e questo studente, tant'è che ha trovato nella casa delle lettere d'amore che i due si erano scambiati. Il marito ha subito lasciato l'abitazione, si è molto arrabbiato e ha segnalato il fatto alla polizia. È stata aperta una causa legale contro appunto questa Mary Kay, la quale non ha negato di aver avuto una relazione con questo ragazzo, tuttavia ha continuato a dire che non si rendeva conto che stava facendo qualcosa di male, perché come poteva essere qualcosa di illegale quando loro era amore. In ogni caso, è stata condannata a 6 anni e mezzo, condanna che ha scontato solo in parte perché accettando di non vedersi più con Willy è riuscita a farsi diminuire questa sua, condanna a soli 3 mesi. Il problema è che una volta che è uscita in carcere, dopo che ha anche partorito, la loro prima figlia, dopo 2 settimane non ce l'ha fatta a rimanere senza il suo Willy e praticamente l'ha rincontrato ancora una volta in una macchina e ancora una volta è stata fermata dalla polizia, la quale l'ha arrestata sul momento. Nel momento dell'arresto lei ha anche finto di essere un'altra persona, tuttavia, siccome era comparsa sui media molto spesso, è stata ben riconosciuta. È stata condannata a 7 anni e mezzo di carcere e si è scoperto anche che era nuovamente incinta di una seconda figlia che ha partorito mentre era in carcere. Mentre era in prigione iniziò a fare comunque la tutor per altri compagni di cella o comunque di carcere e riuscì anche a scrivere un libro in francese intitolato Un solo crimine, l'amore. E vabbè, si è scambiata anche varie lettere con Willy e i due hanno consentito che Willy poteva vedersi con altre ragazze mentre lei era in carcere. Nel 2002 comunque la madre di Willy aprì una causa legale contro la scuola, tuttavia non ricevette alcun compenso.
Il 4 agosto del 2014 Mary Kay fu scarcerata e finalmente poté coniare la sua love story con il ragazzo Willy, che ora era maggiorenne, infatti aveva 21 anni. I due si sposarono. Come potete vedere qui la foto del loro matrimonio, e a detta di Mary Kay il loro amore è infinito e nessuno poteva tenerli separati. Willy tuttavia c'è da dire che in un'intervista più recente ha detto che si era sposato solamente perché voleva dare alle sue figlie una casa che lui non aveva mai potuto avere da piccolo. Ancora oggi Mary disse di non essersi resa conto di aver commesso alcun crimine perché quello che aveva fatto le sembrava giusto in quel momento. Io ragazzi non voglio giudicare nessuno, tuttavia c'è questa intervista che ve ne lascio un pezzettino in cui sembra come se Mary Kay, diciamo, fosse in una posizione molto predominante in questa relazione e che ancora Willy, anche a distanza di anni, non si rendesse conto di quello che stava facendo. Io ragazzi non sto dicendo che questa sia la verità, però vi sto dicendo come mi sono sentito nel vedere questa intervista. Ditemi che cosa ne pensate anche voi. Who was the boss? What? Who was the boss back You know, then? there was me pursuing you. Who was the boss back then? This is ridiculous. No, this is ridiculous. Who was? Just say. Just say. Who was the boss? Well, I knew it was what I knew back then. But who was the boss? He was 13, Mary. But who was the boss? This is getting weird. Who was the boss? Anche perché c'è da dire che comunque in un'altra intervista, quando è stato chiesto a Willy se potesse parlare con il suo se stesso del passato quando aveva 13 anni, se avrebbe rifatto tutto quello che ha fatto, ha detto che gli avrebbe detto di non farlo. Nel 2017 hanno iniziato le pratiche del divorzio, divorzio che però non si è mai concretizzato perché appunto proprio recentemente Mary Kay è venuta a mancare per via di un cancro. Io ragazzi non so cosa pensare di tutta questa storia, perché comunque è vero che si sono sposati, è vero che sono stati insieme per molto tempo, però mi provo a chiedere se succedesse la stessa cosa a mio figlio, che cosa ne penserei. Diciamo che è una situazione un po' strana. Tuttavia mi immagino la stessa situazione se i ruoli fossero invertiti, cioè se ci fosse un uomo 34enne con una ragazza 12enne, se magari, diciamo, l'opinione pubblica in merito a questa faccenda sarebbe diversa. Ci sono state delle persone che hanno detto che si trattava di manipolazione perché il ragazzo era troppo giovane e non si poteva rendere conto di quello che stava facendo, ma ci sono anche persone che dicono che il fatto che comunque Willy abbia accettato di sposarla anche dopo che comunque era cresciuto significa che forse un sentimento d'amore c'era. Ragazzi, qui c'è chi non lo so, veramente non so se questo si può definire amore, se questo è solamente un crimine. Io ragazzi non voglio dare l'opinione perché voglio sentire quello che ne pensate voi. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Scusate ragazzi se oggi non è uscito un video sul Giappone, ce n'avevo uno in programma, però era, diciamo, un pochino troppo lungo. Vi faccio vedere qua che video che avevo preparato. Guardate quanto era lungo, erano 9 pagine di video e sto valutando come farlo perché è un argomento estremamente importante. Parlerò comunque di governo, di Fukushima e di Covid, quindi diciamo che sarà un argomento un po' tosto da affrontare. Parlerò anche tanto di letteratura contemporanea, però ho deciso che voglio prendermi qualche giorno in più, quindi magari quel video che avevo in programma forse uscirà la prossima settimana. In ogni caso, grazie sempre per seguire questi video. Scusate se in questo periodo sarò un pochino magari meno presente del solito, ma è perché mi sto veramente impegnando con troppe cose, quindi spero che mi aspetterete a breve, torneranno video più impegnati. Io vi saluto, state attenti e fatemi sapere la vostra opinione. Ciao!